manifestazione che come slogan ha scelto l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, porto alla vostra attenzione, all'attenzione di tutto il Paese, un altro articolo della Costituzione, l'articolo 33. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali di ogni ordine e grado. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. A Bologna, il 26 maggio, si terrà un referendum consultivo che riguarda la scuola, in particolare i finanziamenti alla scuola dell'infanzia privata paritaria. Grazie alle 13.000 firme raccolte dal Comitato Articolo 33, che è un comitato fondato da 15 associazioni e sindacati, tra cui la FIOM, la FLC, sindacati di base, domenica prossima i cittadini e le cittadine di Bologna potranno orientare le scelte dell'amministrazione comunale dicendo se preferiscono destinare le risorse pubbliche esclusivamente alle scuole dell'infanzia comunali o statali o destinarle al finanziamento delle scuole private paritarie. A Bologna da qualche anno succede che centinaia di famiglie che chiedono una scuola dell'infanzia gratuita, pubblica, laica, di tutti, si sentono rispondere che non c'è posto e vengono dirottati verso quelle private convenzionate, a pagamento, con indirizzi educativi confessionali o comunque di tendenza, come se fosse la stessa cosa. Il diritto di avere la scuola pubblica e la scuola dell'infanzia è scuola dal 1969 viene disatteso in nome di un sistema pubblico integrato che a Bologna è stato messo in piedi nel 1994 dal sindaco PDS Walter Vitali e che mette sullo stesso piano scuole pubbliche e scuole private convenzionate paritarie. Ciò che succede a Bologna riguarda l'Italia per un motivo semplicissimo. Bologna è la città dove negli anni 50 amministratori e pedagogisti lungimiranti e progressisti inventarono la scuola dell'infanzia, partendo dall'idea che è da questa fascia d'età che è necessario intervenire con progetti educativi forti per chiudere la forbice sociale, garantire pari opportunità a tutti, costruire le basi della cittadinanza. A Bologna non può passare la logica che il pubblico può, anzi deve ridimensionarsi perché è troppo costoso garantire il diritto alla scuola pubblica. La politica deve fare le scelte giuste e se non le fa i cittadini devono pretenderle. A Bologna non può accadere che il sindaco Merola proponga di disfarsi di tutto il personale della scuola dell'infanzia comunale cedendolo ad un ASP, ad un'azienda di servizi alle persone, come se la scuola fosse un qualunque servizio a domanda individuale, negando a questi lavoratori il contratto della scuola e svilendo in questo modo la loro professionalità. Questo è il modello Marchionne dentro la pubblica amministrazione. I diritti non possono essere scambiati col denaro, neanche in tempo di crisi. E poi, e la crisi era ancora lontana, sono 20 anni che la scuola pubblica, tutta la scuola pubblica di ogni ordine e grado, subisce solo tagli da qualunque governo. 150.000 lavoratori espulsi in 3 anni, dal 2008 al 2011, 8 miliardi in meno sempre nello stesso periodo. Se continua così, la scuola pubblica sarà una scuola di serie B. E quella privata, a cui mai nessun governo ha tagliato i finanziamenti, sarà la scuola dove si formerà la classe dirigente, come succede in America e in Inghilterra. E noi non possiamo permetterlo! L'Italia spera
spende in educazione e istruzione rispetto al PIL la metà della media dei paesi europei. In questi anni, paesi con governi non certo di sinistra, come Stati Uniti o Germania, hanno aumentato enormemente la spesa per i loro sistemi di istruzione. E non è solo un fattore di crescita economica, è anche e soprattutto un fattore di civiltà. In una società complessa come la nostra, così multiculturale, è solo nella scuola pubblica di tutti che possono convivere, conoscersi, imparare a rispettarsi i futuri cittadini di etnie, religioni e culture diverse. A Bologna, sapete, i sostenitori dell'opzione A, quella che chiede che tutte le risorse siano destinate alla scuola pubblica, vengono accusati di essere conservatori estremisti, ideologici e anche marziali. Da chi partono queste accuse? L'elenco è molto lungo, riproduce l'attuale coalizione di governo, PD, PDL, Lega, Montiani, con il sostegno della Curia e della CEI. A tutti questi rispondiamo che essere ideologici è un onore, perché vuol dire avere ancora idee e ideali. E che essere conservatori, se ciò che si vuole conservare è la nostra Costituzione, è un onore ancora più grande. Ci sono battaglie che, partendo da un ambito specifico e da una dimensione locale, possono assumere un carattere generale strategico. Basti pensare alla lotta condotta dalla FIOM a Pomigliano. Il referendum di Bologna ha la stessa valenza ideale. Bologna riguarda l'Italia. Il 26 maggio votiamo A, come scuola pubblica, come libertà, come giustizia e anche come Rodotà, che è il nostro presidente onorario. Grazie.